poter riprendere le mie posizioni della classifica, però se non risolve determinati punti, diciamo che sta avendo anche una stagione abbastanza sfortunata perché ha abbastanza infortuni, ruoli abbastanza delicati, vedo un po' stare in confusione, è molto statico sui suoi principi di calcio, certe volte andrebbero rivisti quando le cose vanno male, però Napoli che ho visto con la Lazio secondo me è una squadra forte che se riesce a superare questo evento puoi prendere le prime posizioni della classifica, altrimenti secondo me almeno puntare al secondo posto. Per me Napoli in questo momento lo vedo fuori nel discorso di Champions se non registra qualche correzione, quindi altro non so. Beh, Giusto, giusto. questo è un pensiero più che accettabile, direi. Sì, condivisibile, Condivisibile. condivisibile. Va bene, caro. Noi ovviamente ricordiamo come sempre l'appuntamento di lunedì sera che sta andando alla grande con il Nido delle Aquile. Ci saranno altri ospiti? Guarda, ormai abbiamo comunque una schiera di ex calciatori della Lazio che sono stati sempre abbastanza molto disponibili, Fiore, Corradi, Corino, Liverani, quindi vedremo se riusciremo ad avere qualche collegamento d'eccellenza. Speriamo e ce la mettiamo tutta come sempre. Appuntamento a 9:30, Nido delle Aquile, puntata importantissima perché sarà quella che ci avvicinerà poi alla nostra cittadina. Quindi invito tutti gli ascoltatori di Fede Laziale e non di Club Football a protrarsi a lunedì alle 21:30, sempre su queste frequenze di Radio Roma Futura. Va bene, va bene. Allora, noi ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio, ti auguriamo un buon weekend, sempre qua su Radio Roma Futura. Diamo quindi, caro Moro, l'appuntamento al Nido delle Aquile lunedì sera alle ore 21:30. Ciao caro, ci Grazie sentiamo. Fede, Grazie a grazie te. Davide. Un Grazie. abbraccio, Buon buonasera, weekend. buonanotte. Ciao, 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 ciao. Scusa, devo un attimo fermare, no? Sì. Se c'è partito con la musica, No, no? no, no. Perché Vai. mi guardavo un po' una chicca, un po' in chiusura, no? Guardavo un Sì. po' le statistiche dei nostri ascolti e la geolocalizzazione, perché noi possiamo vedere con un certo margine dove ci ascoltano e chi ci ascolta. Beh, ovviamente la maggior parte è l'Italia. Poi nell'ordine i più ascoltati sono Spagna, Argentina e Stati Uniti. Stati Uniti, diciamo il 95% degli ascolti vengono da una città che si chiama Menlo Park, in California. Menlo Park, forse Pampa, così non ti dice niente, però Sì. è una piccola città di 32.000 abitanti. Fino al 2011 è stata la sede degli stabilimenti della Sun Microsystems e dal 2011 da Facebook. La sede legale di Facebook sta a Menlo Park e ci ascoltano. Quindi scatta subito Quindi l'applauso a applauso Giuseppe che ci meraviglioso. ascolta. Questa è la perla grandissima. Allora, visto che parliamo di Stati Salutiamo, li Uniti, salutiamo. li salutiamo. Visto che parliamo di Stati Uniti, rimaniamo in tema perché, insomma, grande musica anche statunitense con i One Republic che comunque sono una delle mie, tra l'altro, band preferite al momento, sono veramente, veramente bravi questo gruppo musicale statunitense, caro Moro. Lo riproponiamo anche qua su Radio Roma e Radio Roma Futura e parte la bellissima Kids. Qua su in Bellissima. diretta on air alle 23:30. Siamo in diretta a Radio Roma Futura. Town we were in.
One Republic Kids qua su Radio Roma Futura alle 23.35. Siamo nell'ultima parte della trasmissione, proprio ultimissima. Vogliamo chiudere proprio in bellezza per qualche considerazione finale per questo fine settimana. Poi tra l'altro abbiamo parlato un po' di tutto, di Europa League, di Champions. Andiamo a vedere anche il calendario, che cosa ci propone per la prossima settimana, visto che siamo quasi in chiusura. Anche questa sera Moro è volata, è volata. Siamo partiti un po' dopo, però siamo andati con un gran bel ritmo, un ritmo comunque che ci piace. Allora, la prossima settimana ci propone il calendario la Coppa Italia. Allora, andiamo a vedere un po' le partite, perché inizia la Coppa Italia, caro Moro. Quindi quanto potrà influire a questo punto la Coppa Italia? Perché è sempre un'incognita. Empoli-Cesena alle ore 15. Abbiamo in programma Empoli-Cesena martedì 29 alle ore 15. Poi abbiamo sempre martedì 29 alle 18 Chievo-Novara. E poi alle 21 Torino-Pisa. Quindi sfida Serie A, Serie B. Poi mercoledì invece, attenzione, abbiamo in programma Palermo-Spezia, sempre Serie A, Serie B, alle 15. Alle 18 Atalanta-Pescara, questa è la sfida Serie A. Questa, sì. E alle 21 ancora sfida Serie A, Sampdoria-Cagliari. Questo è, insomma, mercoledì 30. Il primo dicembre, e siamo già al mese di Natale, attenzione. Alle 18 Genoa-Perugia, giovedì. Alle 21, bella sfida questa, attenzione, Bologna-Verona. Questa è bella, questa è da vedere secondo me. Giovedì 1 dicembre, ex sfide Serie A dell'anno scorso, diciamo. Esatto, esatto. E poi venerdì, attenzione, ricomincia la Serie A. Venerdì prossimo avremo in diretta qua su Radio Roma Futura da commentare Napoli-Inter. E questa è la sfida di cartello già della prossima settimana, Napoli-Inter alle 20.45 in contemporanea con la Serie B, va bene, alle 20.30 Trapani-Carpi. E poi avremo anche in Bundesliga, giocherà il Bayern Monaco a Magonza. Però insomma, l'importante è Napoli-Inter. Ce la vediamo Napoli-Inter con gli schermi qua, no? In studio. Penso proprio di sì. Vediamo se riusciamo a avere in studio qualche opinionista, magari per parlarne proprio. Ecco, non so chi se ne intende anche di Napoli, di Napoli-Inter, magari che un parere un po' più obiettivo. Vediamo se riusciamo. È difficile, perché quando la fede c'è, insomma, non è mai facile. Poi questa è una bella partita, una partita questa è una bella partita per Napoli, le squadre. Napoli è sempre stato un campo ostico per tutti. Il Napoli in casa è sempre il fatto risultato. Napoli dà quell'idea che se prende la giornata giusta non ce n'è per nessuno. Non gli succede spesso, però
ci sono quelle volte che stai in forma e che davvero vola, specialmente in attacco. Comunque, caro Moro, settimana di Coppa Italia, settimana che si prevede ricca ancora di calcio. E in chiusura ti faccio questa domanda: inizia la Coppa Italia e quanto può influire sulle squadre di Serie A questa Coppa sulle Italia? Sulle gambe, certo. Bella domanda, giustamente per adesso, come dicevi tu, gli scontri sono quelle squadre di bassa classifica della Serie A, l'Inter, la Roma, anche lo stesso Sassuolo, forte del posizionamento lo scorso anno, comunque vanno avanti nel turno. Però si farà sentire più avanti sicuramente, sarà un'altra cosa da tenere conto, specialmente per quelle squadre che continueranno anche con la Coppa Europea. Cominceranno a essere tre competizioni e qui penso da romanista proprio la Roma, che ha davvero la coperta corta in quanto a sostituzioni, in quanto a panchina di qualità. È chiaro che si troveranno a decidere, insomma, le forze. È chiaro che per esempio l'Inter si troverà agevolata col fatto che uscirà dalla Coppa anche volontariamente, mi sembra, ma già dall'inizio e non quest'ultima partita, quindi potrà concentrare meglio le energie. Però ci sono, è anche vero che la Coppa Italia vede un ampio turnover, quindi, sì, da parte delle squadre, quindi magari... però la Coppa Italia all'inizio era più snobbata dalle squadre, adesso comunque si dà più attenzione, anche perché la favola Alessandria ha insegnato, mamma mia, sì, e quindi tanti ci credono, tanti comunque che vogliono vincere qualcosa, che anche i tifosi lo chiedono, specialmente Roma, Napoli, stessa Inter, Milan, dato che il campionato un po' è precluso. Ecco che tanti si lanciano sulla Coppa Italia, comunque non ci sono a casa un trofeo. Allora, è chiara una cosa, quest'anno in Coppa Italia non ci sono squadre di Lega Pro. Vero, vero. Non si vedono squadre di Lega Pro. Questo è già una cosa. È già una notizia, la diamo, perché comunque non ci sono squadre, peccato, perché comunque la Lega Pro quest'anno io la sto seguendo e devo dire la verità, c'è un ampio raggio di squadre molto interessanti. Sì. In Lega Pro, attenzione, perché potrebbero ritornare in auge squadre come, dico, una su tutte, caro Moro, Attenzione al Venezia. No. Il Venezia sta ritornando. Sì, gioca bene, ma anche guarda altre squadre come il Foggia, gioca bene. Il Foggia, insomma, il gioco. E il Matera e tante altre squadre, adesso non sto lì a elencare, ma occhio che potrà ritornare qualche squadra vecchia come il Venezia, quindi siamo contenti di questo nel raggio Serie A, Serie B. Va bene, vedremo. Allora, cominciamo un ringraziamento alle 23:40, andiamo in chiusura neanche di questa puntata. Ahimè, è finita anche questo Friday Night di Radio Roma Futura. Si volge al termine questa lunga giornata di Black Friday, caro Moro, che ha visto tanti scioperi, tanto shopping, e proseguirà lo shopping per questo fine settimana. Mandiamo un abbraccio purtroppo anche alle popolazioni colpite dalla pioggia, perché al nord del Piemonte, insomma, al Cuneo, tutta la provincia tutta tempestata da piogge e allagamenti, case evacuate, quindi mi raccomando, resistete. Grandi temporali, tempeste sto fine settimana, insomma, riascoltate la trasmissione, magari state a casa su un bel divano, grandi partite di calcio, e quindi anche il podcast su radioromafutura.it e le pagine social Facebook e Twitter di Radio Roma Futura. Ricordiamo anche la pagina Club de Football su Facebook. Insomma, che dire, un ampio weekend di calcio, ma anche di podcast, no, Moro? Esattamente. Va bene, siamo in chiusura. Ringrazio in primis tutti coloro che sono intervenuti qua stasera. Un grande applauso va Alessio Zanoletti per questa grande ospitata che ha fatto stasera, questo suo intervento radiofonico. E poi anche ringraziamo i conduttori della Tana dei Lupi, Matteo Pietrosante e poi il Nido delle Aquile, Marco Misseri. Poi ringrazio tutto il gruppo degli amici di Club de